Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora post partita di Genoa-Sampdoria che termina anch'essa in parità dopo il pareggio di Lazio-Milan, un altro pareggio sempre per 1-1 tra Genoa e Sampdoria al derby della Lanterna, gol di Quagliarella all'ottavo minuto e poi calcio di rigore intorno al 20° minuto, adesso non ricordo, di Piontek che torna a segnare ragazzi, torna a segnare dopo varie partite che comunque non riusciva a segnare, non riusciva a segnare, non riusciva a segnare e alla fine ha segnato. Nel match secondo me più importante per i tifosi genovani, perché sicuramente il derby è sempre il derby. Comunque andiamo a parlare della partita, partita che secondo me sia nel primo tempo e nel secondo tempo meritava il Genoa, ragazzi, il Genoa ha giocato molto meglio della Sampdoria. Cioè non lo so, adesso a Genova ci sarà San Audero come nuovo santo, perché ragazzi Audero ha fatto un'ottima partita, ha fatto un'ottima partita Audero. Ragazzi, veramente portiere fortissimo, giovanissimo, ricordiamolo, ricordiamolo, un altro prospetto per la nazionale italiana, gli unici giocatori di prospetto per la nazionale sono portieri, però questi purtroppo sono dettagli che fanno male, però non c'entra niente sulla nazionale italiana. Torniamo a parlare dunque della partita. Ragazzi, Genoa, che ripeto, meritava la vittoria. Tantissime occasioni avute dal Genoa, però sicuramente bisogna dire grazie, i tifosi della Sampdoria devono dire grazie ad Audero, a Tonelli e ad Andersen, punto. Gli altri non contano nulla, ragazzi. Gli altri, sì, va bene, Gaston Ramirez e Quagliarella, buona partita sia di Quagliarella che riesce a sfruttare l'occasione e riesce a portare momentaneamente in vantaggio la Sampdoria, e Gaston Ramirez che dà qualità alla Sampdoria e in alcuni contropiedi, in alcune occasioni sicuramente ha dato il proprio contributo in zona offensiva, però sicuramente il merito va della Sampdoria va dato principalmente, e anche il merito del pareggio, il merito del risultato va dato sicuramente ai due difensori centrali e al portiere Audero, che il portiere secondo me è Audero migliore in campo. Poi ragazzi, io lo ribadisco, lo continuo a dire, Kouamé è fortissimo, Kouamé diventerà fortissimo. Ve lo dico io, se continuerà di questo passo, Kouamé per me diventerà, potrà andare anche in una delle big italiane. Kouamé lo sto vedendo bene, lo sto vedendo molto bene, giocatore velocissimo, non lo prendi, è velocissimo Kouamé, ma oltre questo, ragazzi, veramente grande tecnica, sicuramente in attacco aiuta un Piontek che resta sempre lì fermo. Sì, aiuta un pochettino la squadra, ma non fa altro perché lui vuole cercare sempre il gol. E poi, come invece, aiuta più la squadra, gioca più con i compagni, passaggi, dribbling di qua e di là, e quindi dà più qualità in attacco al Genoa. Comunque, Genoa che meritava, ragazzi, non ho nulla da dire per quanto riguarda la partita. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, lasciate like se non avete ancora lasciato, e in descrizione trovate il mio profilo Instagram e seguitemi anche lì. Detto questo, ciao ragazzi!